Just part.
io dedico un'ora e mezza di allenamento al giorno, 4 giorni a settimana, tra allenamento abbinando 2 muscoli al giorno, poi addominali, stretching, un'ora e mezza massima. Federico, tu sappiamo vieni da Taurianova, come si chiama la tua palestra? Alex Club di Alessandro Crucitta. Grazie, prego. Seguo un allenamento costante, 5 giorni a settimana, 6 giorni, e comunque bisogna anche integrare l'allenamento con una buona alimentazione, sì, altrimenti non serve solo allenarsi. Marina, da dove vieni? È la terza, in provincia di Taranto. Grazie. Beh, l'alimentazione è basata maggiormente sulle proteine, soprattutto in pre-gara, scarico di carboidrati, l'allenamento è abbastanza intenso, sotto gara è quasi tutti i giorni, non è tantissimo tempo che lo faccio, diciamo che è nata più come una scommessa, sono quasi 12 mesi. Però l'ho presa con lo spirito sportivo, come è giusto che sia. Ma in due parole, seguire i consigli di Emiliano Caputo, perché seguendo alla lettera quello che mi ha detto sono riuscito a ottenere buoni risultati. Ottimi, ottimi, però non bisogna mai accontentarsi, visto che poi giocando anche a calcio devo tenere sempre alto... allenamenti, alimentazione, cercando di sgarrare il meno possibile. Allora, come si fa? In questo caso parliamo di Ermanno, che è un mio atleta, lui gioca a pallone. In genere durante l'anno facciamo una preparazione adatta al suo sport, però ovviamente manteniamo le linee e le simmetrie, perché comunque cerchiamo dopo, a parte la preparazione per il calcio, come finisce la preparazione, quindi il campionato, iniziamo la vera e propria preparazione per invece la sua categoria, che lui gareggia, ha gareggiato questa sera, che è la Men Physique o Men Model. La sua esperienza è iniziata una settimana fa, l'ho portata al campionato italiano Xen Natural, dove ha vinto il suo esordio. Questa sera ha vinto di nuovo Paola al quarto Grand Prix di Calabria, si è cimentato anche in altre categorie, addirittura è arrivato terzo all'assoluto altezza peso e secondo di categoria altezza peso più 175, quindi alla grande. Non solo lui ma anche gli altri miei atleti sono arrivati primi in altre categorie, una prima bikini, ho avuto secondo e terzo posto in altre categorie, è andata grandissima, tanta gente, tutti contentissimi. Un successone. Bah, domani a Salerno andrò a fare una gara WPF, una selezione per la Thailandia, altezza peso, vediamo se riesco a rientrare in categoria domani, visto che ho fatto una dieta abbastanza restrittiva in questo periodo, perché vengo da una categoria bodybuilding 80 kg che ho fatto il quarto posto a Rimini Classic e il secondo posto sempre a Rimini 2 settimane fa. Domani proveremo, sarà dura, però cercheremo di mantenere alto il nome.